Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Oggi video un po' diverso rispetto ai soliti su CNC o incisori laser. Oggi vi parlo di domotica. Perché? Perché ho intenzione di domotizzare le mie tapparelle elettriche in modo tale da comandarle via smartphone o tramite Alexa, Google, eccetera, eccetera. Io ho già un mezzo sistema che feci un po' di tempo fa che permette di chiudere tutte e quattro le mie tapparelle contemporaneamente per non andare lì singolarmente a chiuderle, ed era anche possibile comandarle con Alexa o Google, però capite bene che è un po' limitante. Non posso aprire e chiudere una singola tapparella, ma le devo fare tutte contemporaneamente. Quindi è arrivato il momento di fare un upgrade del mio impianto. E che cosa utilizzerò per effettuare questo upgrade? Utilizzerò questo piccolo aggeggino che si chiama Shelly Plus 2PM. Di che cosa si tratta? È semplicemente un relè, poi vi spiego tutte le caratteristiche. È un relè che è collegato alle nostre tapparelle o anche alle luci, comunque vi dico tutto dopo. Permette di comandare quel carico che è stato collegato a questo strumento tramite smartphone, tramite anche computer e addirittura tramite assistente Google o Alexa. Quindi senza alzarsi dal divano si potrebbe dire pure: ok Google, apri tapparella cucina, e quella si apre. Addirittura grazie a questo cosino è possibile decidere la percentuale di apertura, se aprirla al 50, al 30, al 20, 100%. Quindi niente, bando alle ciance, vi parlo un po' di questo Shelly Plus 2PM e perché soprattutto ho scelto questo invece di scegliere qualche altro marchingegno, perché ce ne sono veramente tantissimi anche molto simili a questo. Quindi vediamo un po' le sue caratteristiche. Lo Shelly Plus 2PM è un'evoluzione dello Shelly 2.5, che è uno dei più famosi dispositivi per la domotica. Anche per questo dispositivo si potranno gestire due punti luce distinti, quindi si possono comandare singolarmente, e sarà possibile gestire i motori di tapparelle o tende da sole con le varie modalità di funzionamento, proprio quello che serve a me. Ognuno dei due canali ha un carico massimo di 10 A, purché il carico massimo sulle due uscite non superi i 18 A. Questo dispositivo può essere alimentato o a 220 volt o addirittura anche a 24 volt in corrente continua, ma non avendo i contatti puliti, se alimentiamo lo Shelly a 24 volt non potremo comandare un carico a 220 volt, e anche il contrario, se lo alimentiamo a 220 volt non possiamo comandare un carico da 24 volt, dovremmo fare altri accrocchi. Il chip che utilizza lo Shelly è un ESP32 e questo porta dei grossi vantaggi. Rispetto allo Shelly precedente, che è il 2.5, la frequenza del suo processore aumenta, passando da 80 MHz a ben 160 MHz, quindi raddoppia la sua velocità di gestione dell'elettronica, e anche la RAM raddoppia, passando dai 2 ai 4 MB. Sembra pochissimo, ma sono veramente tantissimi. A che cosa serve questa grande potenza? Serve per la reattività nell'esecuzione dei comandi e nella gestione del Wi-Fi. A differenza dello Shelly 2.5, una cosa che mi ha fatto scegliere il Plus 2PM è che questo a bordo monta anche il Bluetooth. Il tallone di Achille dei dispositivi precedenti a questo qui, come il 2.5, era la sua velocità di accoppiamento, cioè quando noi colleghiamo all'alimentazione questo apparecchio e lo dobbiamo accoppiare con la nostra rete Wi-Fi. E beh, quello era un po' il tallone d'Achille di questi strumenti. Grazie all'utilizzo del Bluetooth l'accoppiamento avviene quasi istantaneamente. Inoltre, i miglioramenti rispetto alle versioni precedenti riguardano anche i protocolli di comunicazione con il mondo esterno. Infatti il protocollo MQTT di questa versione, il protocollo MQTT è semplicemente il linguaggio di comunicazione tra questi accessori della domotica e il mondo esterno. Questo protocollo MQTT guadagna l'SLL, che anche questo non vi sto a dire che cos'è, sappiate che è semplicemente un miglioramento sulla sicurezza del protocollo MQTT. Quindi la comunicazione tra
questo strumento e il mondo esterno è veramente sicuro. Le altre migliorie sui protocolli generalmente un utente standard non li andrà mai ad utilizzare. Sappiate che se voi siete degli utenti un po' più avanzati e volete crearvi un ambiente domotico gestito da una vostra interfaccia, sappiate che grazie a questa versione avrete piena libertà sulla sua gestione. Come vi accennavo prima, questo Shelly ha due uscite per comandare due carichi separati. Uno potrebbe essere due lampadine oppure anche due prese, o una presa e una lampadina. Oppure, come nel mio caso, può comandare il motore di una tapparella o anche di una tenda da sole che hanno lo stesso funzionamento. Quindi utilizziamo le sue due uscite per comandare il motore di una tapparella. Vi dico subito che per comandare quattro tapparelle avrete bisogno di quattro di questi interruttori. E vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Una confezione molto minima, veramente molto piccola e anche ben fatta. Troviamo il QR code per connetterci al loro sito, per scaricare le istruzioni, eccetera, eccetera. Troviamo lo Shelly, veramente piccolissimo, la guaina per proteggerlo, e troviamo una bella fisarmonica, così mentre uno monta lo Shelly, l'altro può suonare una bella canzoncina. Comunque, a parte gli scherzi, qui ci sono tutte le istruzioni con i vari schemi di montaggio, dallo schema più semplice con due lampadine allo schema un po' più complesso con il motore di una tapparella. Più complesso non è neanche tanto complesso. Allora, ho già preparato tutto e scusate il rimbombo, ma devo registrare in bagno perché c'è più spazio per mettere la telecamera. Scusate anche per il neutro, ho usato un cavo marrone. Appena comprerò una matassa di cavo blu sostituirò il cavo, comunque l'ho segnalato con una targhetta. Quindi abbiamo il neutro che collega il motore e darà alimentazione allo Shelly. Poi abbiamo la fase, che è la fase generale, le due fasi del motore, quindi salita e discesa. Poi abbiamo le due fasi dell'interruttore, quindi andremo a collegare l'interruttore anche sullo Shelly. E infine questa è una fase che mi serve poi per dare una fase alla luce del bagno. Allora, iniziamo con i collegamenti. Partiamo dal N, quindi il neutro, e collego il neutro su N, è il primo neutro. Poi abbiamo 01, che sarebbe la salita o discesa del motore, quindi collegherò uno di questi due cavi. Ora non so quale è la salita e quale è la discesa. Non importa, perché anche se sbagliamo poi si può tramite software invertire la direzione. Quindi collego il grigio qui al secondo. Poi abbiamo due connettori L, sono collegati in parallelo, quindi possiamo usare uno di questi due. Io li utilizzerò tutti e due perché oltre alla L che mi serve per alimentare lo Shelly e per poi comandare il motore, mi serve anche un altro posto per dare il neutro al pulsante sali e scendi, che poi tramite un altro cavo mi darà il neutro alle luci, ma questo è solo una cosa di casa mia. Comunque, ripeto, vi lascio poi in descrizione lo schema, i vari schemi di collegamento, ma comunque sono molto semplici. Adesso su 02 ci collego la salita o discesa, quindi la fase che farà salire o scendere la tapparella. Infine abbiamo su S1 e S2 vanno collegati i due pulsanti della salita e discesa manuale. Anche in questo caso non importa dove colleghiamo, perché possiamo invertire tramite software. Ecco qua. Se utilizzate i puntalini, come vedete, il lavoro viene pulito. E quindi ho già terminato il collegamento. Allora, la prima cosa da fare è quella di installare l'applicazione Shelly. La trovate sia per Apple che per Android. Sulla sinistra dovrebbe apparire la schermata del cellulare, se tutto è andato come dovrebbe andare. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di
creare una nuova stanza. Possiamo anche non creare delle stanze, però è consigliabile. Dove andremo a installare il nostro Shelly? Io ne installerò uno per ogni camera, avendo 4 tapparelle. 2 tapparelle le ho già fatte, sala e cucina. Adesso mi manca bagno e studio. Quello che vi ho fatto vedere sarà bagno, quindi io vado a creare una nuova stanza. Clicco sulle tre linee in alto a destra, aggiungi stanza, la chiamerò bagno. Scelgo una delle immagini preimpostate, oppure posso caricare io un'immagine, ma va bene questa qui, fatto. Adesso dobbiamo andare ad aggiungere il nostro dispositivo. Io l'ho solo collegato alla corrente, ho chiuso la presa e non ho fatto nient'altro. Quindi clicco sempre sulle tre lineette, aggiungi dispositivo. Adesso lui mi chiede di collegarmi a una rete Wi-Fi 2.5 GHz inserendo la password, Cosmo D7 va benissimo, clicco su continua. Adesso lui farà una ricerca dello Shelly e me l'ha trovato. Per adesso ne ho uno da aggiungere. Voi potete anche installare prima tutti i dispositivi e poi aggiungerli in un secondo momento. Io preferisco installare e aggiungere per non creare casini. Mi ha trovato lo Shelly, vado a includere il dispositivo Shelly nell'applicazione e lui adesso invierà i dati del Wi-Fi al nostro Shelly, lo fa via Bluetooth. Ecco perché è molto veloce la connessione rispetto al vecchio Shelly. Perfetto, adesso mi ha aggiunto lo Shelly, non ne trovo altri, quindi posso cliccare su finito. Dopo qualche secondo appare la scritta aggiungi dispositivi rilevati, io ci clicco sopra. Ecco, questo è il mio Shelly che ho rilevato precedentemente. Faccio aggiungi dispositivo, lo chiamerò tapparella bagno. Gli do una stanza, quindi l'associo a una stanza, la mia stanza sarà bagno. Mantengo il nome del dispositivo sincronizzato in modo tale che non perderò mai il nome, questo potete anche lasciarlo disabilitato, e gli do un'immagine. Essendo una tapparella e non una luce, seleziono questa immagine, oppure posso anche in questo caso caricare la mia immagine. Clicchiamo su fatto. Perfetto, il mio Shelly è stato associato a bagno. Adesso mi appaiono due interruttori, tapparella bagno e due parentesi tapparella bagno. Perché? Perché di default, avendo due uscite, io posso comandare anche due lampadine, quindi mi servono due comandi separati, quindi lui di default si predispone per comandare due carichi separati. Io adesso devo andare a dire a quel dispositivo che mi deve comandare una tapparella. Come faccio? Seleziono tapparella bagno, per una delle due è indifferente, vado su impostazioni e vado su impostazioni. Inizio da device profile. In switch gli sto dicendo tu sei un interruttore, mi vai a accendere una lampadina, una presa, un aspirapolvere. Mentre nella modalità cover gli sto dicendo di comandarmi una tapparella o una tenda da sole. È la stessa cosa. Vado su salva e quindi si predispone in modalità tapparelle. Per qualche secondo il dispositivo sarà offline perché si deve resettare, si deve sistemare, noi aspettiamo qualche secondo. Perfetto, si è riavviato correttamente. Riclicco su tapparella bagno, sempre impostazioni, impostazioni, e andiamo a dirgli il tipo di input. Io per alzare e abbassare le tapparelle manualmente ho un pulsante che può essere premuto o sali o scendi, non posso premerli contemporaneamente, ed è un semplice pulsante, cioè io premo, quando lascio il pulsante si disattiva, quindi non è un vero e proprio interruttore. Quindi gli devo andare a dire io ho un pulsante e non un interruttore. Andiamo su Control Button Mode, abbiamo due tipi di controllo manuale. Il primo è, se abbiamo un solo pulsante, possiamo dire premo si apre, ripremo si ferma, ripremo va giù, ripremo e si stoppa. Oppure, come nel mio caso, che ho due pulsanti, uno per salire e uno per scendere, devo andare sulla modalità dual, quindi ho due pulsanti per comandare la salita e la discesa della tapparella. Andiamo su inverti direzione e lo vediamo successivamente.
scambia ingressi. Come vi ho detto, non è importante capire quale ingresso è per salita e quale per discesa, perché possiamo invertire sia la direzione del motore nel caso sia invertito, e possiamo anche invertire gli ingressi del pulsante. Se noi andiamo a premere salita e va a scendere, noi abilitiamo lo scambio degli ingressi. Per adesso io lascio così, poi una volta che ho configurato lo vado a vedere. La calibrazione la vediamo successivamente. Il resto, naturalmente, quando va via la corrente e si riattiva la corrente, cosa deve fare questo Shelly? Nel mio caso deve rimanere fermo, quindi stop, cioè non deve né far salire e né far scendere la tapparella. Nel caso vi serva un dispositivo che sia sempre collegato alla corrente, quando va via la corrente dovete selezionare apri. In quel caso lui, quando vede che la corrente ritorna, va ad attivare l'uscita. Io lascio su stop. Movement time limit. Possiamo dare un massimo di tempo per dare alimentazione al motore per salire o per scendere. Generalmente tutte le nostre tapparelle hanno gli interruttori di fine corsa, quindi possiamo lasciare 60 secondi. Se la vostra tapparella magari ci mette 2 minuti a salire, allora dovete mettere 120 secondi. Quindi questo lo lasciamo. Nome dispositivo lasciamo in bianco. Versione firmware. Lui cercherà adesso un aggiornamento firmware. Come vedete c'è un aggiornamento firmware. Clicchiamo su aggiornare, lui lo scaricherà e in automatico andrà a effettuare l'aggiornamento. In questo caso l'ha fatto immediatamente, ci ha messo veramente pochissimo. Per il resto lasciate così. Adesso dobbiamo andare a provare se la tapparella veramente sale e scende. Quindi torniamo indietro e ci spostiamo alla tapparella per vedere se funziona. Questa è la tapparella, scusate il rimbombo del bagno. Clicco sul pulsante sali e lui mi scende. Quindi io ripremo su tapparella bagno, impostazioni, impostazioni, inverti direzione e abilito l'inversione. E come vedete adesso sale e scende. Perfetto, adesso la cosa che dobbiamo fare, proviamo il pulsante, sto premendo il pulsante sali, sali, perfetto, ho azzeccato. Nel caso i pulsanti fossero invertiti, andiamo sempre su impostazioni, scambia ingressi e abilitiamo lo scambio degli ingressi. Adesso la cosa che dobbiamo fare è quella di calibrare la salita e la discesa per avere una corretta percentuale di salita e discesa. Quindi andiamo su calibration, avviare la calibrazione. Lui farà sale, scende 2-3 volte e si calibrerà. Naturalmente capisce in automatico che il motore ha smesso di ruotare perché non rileva più il consumo di corrente e quindi capisce che è arrivato a fine corsa. Perfetto, ha finito. Adesso andiamo su stato e controllo e proviamo ad abbassarlo al 50%. Considerate che la tapparella non arriva a esattamente metà della finestra perché comunque una volta che raggiunge la parte inferiore continua a scendere. Quindi niente, funziona. La tapparella adesso è configurata. Adesso, una volta che abbiamo configurato l'applicazione Shelly con i nostri dispositivi, per associarli ad Alexa o a Google per farli comandare tramite la voce, basta aprire per esempio Alexa. Io utilizzo Alexa, infatti è già partita Alexa, quindi chiudiamo. Andiamo su altro, skill e giochi, cerchiamo l'applicazione Shelly. Eccolo qua, Shelly Cloud è il primo. Shelly Cloud, abilitiamo all'utilizzo dell'applicazione e dobbiamo inserire il login che abbiamo utilizzato per registrarci nell'applicazione Shelly. Quindi mettiamo la mail, la password. E adesso la skill Shelly è stata associata ad Amazon Alexa. Torniamo indietro.
Adesso, giustamente, dobbiamo inserire i dispositivi in Alexa. Andiamo su Scopri dispositivi. Adesso ha trovato 4 dispositivi. Andiamo su Avanti. Mi ha trovato tapparella bagno, tapparella cucina, tapparella sala e un altro tapparella bagno, non so perché, forse perché avevo registrato prima un altro dispositivo chiamandolo tapparella bagno, comunque non è importante. Iniziamo con tapparella bagno, configuriamo il dispositivo e clicchiamo su OK. Tapparella cucina, configura dispositivo, continua. Tapparella sala, configura dispositivo, continua. Io in questo caso ci metto anche di nuovo questo tapparello a bagno. Clicchiamo su fatto. Adesso abbiamo configurato i dispositivi con Alexa. Adesso per vedere se sono stati configurati basta andare su tutti i dispositivi. Eccoli qua, tapparella bagno, tapparella cucina, tapparella sala. Adesso se voglio creare una routine, per esempio dicendo Alexa, mi apre. Apri, alza tutte le tapparelle, devo associare questo comando alle tapparelle che voglio far alzare. Andiamo su altro, andiamo su routine. Io ho già creato delle routine, però vi faccio vedere come creare una routine. Basta cliccare sul tasto più in alto a destra, inserire il nome della routine, per esempio, alza tapparelle. Alza tapparella, perché sennò poi io ho già creato un'altra routine con questo nome, alza tapparella. Quindi gli dobbiamo dire, quando con la voce noi diciamo a lei di alza tapparella, clicchiamo su avanti, l'azione quale sarà? Clicchiamo su aggiungi un'azione, casa intelligente, tutti i dispositivi e per esempio quando dirò alza tapparella voglio che lei mi alzi tutte le tapparelle, quindi seleziono tutti i dispositivi di tutte le tapparelle, per esempio iniziamo con tapparella bagno, gli dico che voglio alzarlo al 100%, io voglio alzare tutte le tapparelle, quindi clicco su avanti. Aggiungiamo un'altra azione perché voglio che tutte le tapparelle vengano aperte. Sempre casa intelligente, tutti i dispositivi, tapparella cucina, anche in questo caso la voglio tutta aperta, e così via. Aggiungi un'azione, casa intelligente, tutti i dispositivi, tapparella sala, anche in questo caso la voglio tutta aperta. Quindi, che cosa succede? Quando io dirò Alexa, parte Alexa, alza tapparella, lei mi andrà ad aprire tapparella sala, tapparella cucina e tapparella bagno al 100%, oppure posso decidere al 50%. Semplice, io adesso non salvo questa routine. Adesso il mio consiglio è quello di aggiungere un'altra azione. Quindi clicchiamo su aggiungi azione e clicchiamo su Alexa dice, cioè quando noi diciamo a lei di alzare le tapparelle, lei alza le tapparelle e ci dice contemporaneamente, personalizzato, ok, alzo tapparelle. Clicchiamo su avanti e confermiamo. E questa sarà tutta la nostra routine. Tapparella sala, tapparella cucina e tapparella bagno al 100% e dirà ok, alzo tapparelle. Io clicco annulla, quindi non salvo, voi cliccate su salva. Io per esempio ho creato la routine alza tapparelle che mi alza tutte le tapparelle, abbassa tapparelle che mi abbassa tutte le tapparelle tranne la tapparella della cucina che mi serve per uscire fuori dal balcone. Quando invece voglio abbassare tutto contemporaneamente basta dire abbassa tutto. Anche con Google Home è veramente molto semplice aggiungere dei comandi con questi apparecchi. Basta naturalmente scaricarsi l'applicazione Google Home, cliccare in alto a sinistra il tastino più, configuriamo un dispositivo, deve essere un dispositivo compatibile con Google, andiamo a cercare Shelly Smart Home. Anche in questo caso clicchiamo su continua e dobbiamo inserire nome utente e password. Si connetterà al servizio.
Quindi, tornando indietro, troviamo i nostri dispositivi, per esempio bagno aperto al 98%, cliccandoci sopra lo possiamo chiudere o aprire al 100%, oppure possiamo dire OK Google, abbassa tapparella bagno. Certo, tapparella bagno si sta chiudendo. OK Google, apri tapparella bagno al 50%. Stessa cosa per Alexa. Alexa, abbassa tapparella bagno. Ok. Come vedete, lo abbassa. Adesso vi faccio vedere come entrare in ogni dispositivo tramite pagina web. Prima cosa di tutto dobbiamo sapere l'indirizzo IP di questi dispositivi. Come si fa? Basta premere per esempio bagno, clicchiamo su tapparella bagno, andiamo su impostazioni, tutto verso il basso, informazioni dispositivo, e questo è l'IP del dispositivo che noi ci clicchiamo sopra e si apre la pagina web del dispositivo. In questa pagina possiamo avere diverse informazioni che tramite applicazione non possiamo avere. Per esempio possiamo avere una cosa utilissima, la qualità della connessione. Come vedete io ho 3 tacche su 4, quindi prende benissimo. È connesso al cloud, poi mi dà i 2 pulsanti che io posso utilizzare per alzare e abbassare la tapparella. Come vedete la tapparella mi sta consumando 137 watt, la tensione 235 volt. Questi aggeggi hanno anche un controllo sul consumo istantaneo del dispositivo che colleghiamo. In più possiamo gestire tutte quelle cose che possiamo gestire tramite applicazione. E quindi torniamo un attimo all'applicazione, vi faccio vedere altre cose che possiamo inserire se utilizziamo questi accessori come gestori della potenza di una presa. Per esempio andiamo su impostazioni, sicurezza, protezione massima della potenza. Noi gli vogliamo dire a quella presa o a quel dispositivo non può consumare più di 1000 watt, e lui, superati i 1000 watt, stacca l'alimentazione a quel dispositivo. Oppure possiamo dargli una protezione da una tensione massima, quindi superati 280 volt in questo caso mi stacca quella presa andandomi a proteggere il dispositivo collegato. Oppure posso attivare una protezione di una corrente massima, in questo caso 10 A va più che bene per quello che ne devo fare io. Oppure possiamo attivare il rilevamento degli ostacoli. Abbiamo un motore che chiude una porta gestito da questo dispositivo. Lui durante la fase di chiusura o fase di apertura monitora il consumo di potenza del motore. Se quella potenza aumenta perché sta sforzando di più, mi va a staccare l'alimentazione al motore andando a proteggere il motore. Quindi noi possiamo decidere se durante l'apertura, durante la chiusura, durante il movimento, a prescindere se apertura o chiusura, che cosa deve fare, si deve fermare oppure deve invertire. Infine possiamo attivare un interruttore di sicurezza che, per esempio, colleghiamo un micro switch all'input 1 e un altro micro switch all'input 2, e lui durante l'apertura, durante la chiusura, se uno di questi micro switch viene interessato, lui va a fermare o invertire il movimento del motore. Per esempio possiamo automatizzare una porta, un cancello, quindi diciamo che possiamo fare quello che vogliamo. Inoltre ha tantissime altre impostazioni per gestire qualsiasi cosa, possiamo pianificare l'apertura e chiusura delle tapparelle, nel mio caso. Addirittura possiamo collegarlo a un secondo router Wi-Fi in modo tale da avere un backup in caso di connessione persa ad un altro Wi-Fi. Quindi diciamo che è un aggeggio veramente completo. E quindi finalmente dopo 3 settimane sono riuscito a montare tutti e 4 gli scelli sulle mie tapparelle. Come avete visto è veramente molto semplice installare questi cosini. E niente, spero che questo video sia utile per chi come me vuole domotizzare le tapparelle. Fatemi sapere se questo tipo di video sulla domotica vi piacciono e magari ne farò altri. Vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, lasciate un like al video se vi è piaciuto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!